Questo video è offerto da in diretta dal Menti, ci scusiamo perché non avevamo il ritorno. Allora, il direttore generale della Juve Stabia, Clemente Filippi, prima di tutto però diamo la notizia che sembra che Pancaro non venga in conferenza stampa, cosa che ci dispiace molto. Clemente, parliamo prima della vittoria, poi dell'assente in conferenza. Parliamo prima dell'assente in conferenza, così vi togliete ogni dubbio. Il mister ha preferito dare spazio ai ragazzi perché ha fatto una prestazione importante dopo tante polemiche e tutto, diciamo, da come si è arrivati a questa partita, quindi alla fine ha preferito dare spazio ai ragazzi e poi in settimana recupererà, come si fa a scuola, no? Il debito. In genere parla sempre dopo la partita, sì, in settimana, però forse oggi può starci anche un po' di nervosismo perché ci sono state forse troppe polemiche anche da parte di qualcuno della tribuna. No, ma sicuramente non è per questo, lo posso dire con certezza. Non è per questo che non parlo il mister. Un parere sulla partita, però, sul 2-0 alla Paganese, settima vittoria nei derby su 9 partite. Sì, dovremmo giocare sempre derby, tranne quei due che ci hanno, diciamo, ci hanno penalizzato contro Foggia, contro Salerno e Benevento, però ormai è acqua passata, è importante vincere perché si continua una striscia positiva. L'unico rammarico è quello ai noi, in un derby ci si aspetta un po' di pubblico in più, l'orario era propizio perché penso anche le attività commerciali 14.30 era un orario proprio, 780 vacanti effettivamente sono pochi per una squadra che comunque è terza in classifica. E capisco la delusione per la retrocessione, però ormai è acqua passata, ci siamo ricaputati in questa nuova realtà della Lega Pro vecchia, perché siamo stati sempre abituati a giocare in questa categoria, e tranne la curva che non fa mancare proprio mai il suo sostegno, diciamo, gli spazi vuoti sul Menti, qualcosa che fa piangere un po' il cuore. Possiamo dire appunto che il pubblico ancora non ha capito l'importanza di questo campionato, perché in questa Lega ci sono Lecce, Casertana, Benevento, Salernitana, squadre che comunque hanno fatto la Serie A, comunque campionati importanti, quindi anche questo è un campionato importante. Più che il pubblico, perché dopo si può fraintendere, penso che la città non abbia capito l'importanza della categoria, di avere una squadra di calcio tra i professionisti. L'hanno detto in passato altri componenti della società, lo ripeto io, Castellammare è l'unica città che non è capoluogo di provincia in questa Lega Pro, dove per non tornare sulle polemiche, no? Lo Tito e il resto, che si parla di bacini di utenza, comunque Castellammare con tutti i suoi problemi riesce ad allestire squadre importanti per un campionato importante, quindi sarebbe meglio, sarebbe più bello, sarebbe l'ideale, in un senso di appartenenza a parte della città a questi colori, a questa squadra, a questa società, mi permetto di dire, che fa tanti sacrifici per portare in alto il nome di Castellammare.